Mister, una bella vittoria, l'ultima di questa tournée, ottenuta con un modulo nuovo. Le prime sensazioni? Direi che sotto lo sviluppo del gioco, a parte abbiamo trovato difficoltà perché il campo era veramente brutto. Per quanto riguarda la fase offensiva, i ragazzi hanno trovato le buone soluzioni. Abbiamo tirato molto in porta nonostante l'avversario non fosse eccelso. Mentre abbiamo secondo me lavorato meno perché abbiamo praticamente provato poco e niente la fase difensiva come squadra, al primo tempo abbiamo concesso qualche tiretto, eravamo troppo, un po' troppo lunghi, è una cosa che va migliorata, però è stata una bella, un bel allenamento con un approccio ottimo da parte dei ragazzi e questo è molto importante. Adesso si torna in Italia, ci sarà Villar Perosa, poi il team, non ci sono molti impegni, molte partite per testare ancora questo modulo, è possibile già arrivare all'esordio in campionato con questo nuovo schieramento? Vedremo, credo che per questa squadra sia importante conoscere anche un altro sistema di gioco perché ci permetterebbe durante la stagione di poter variare, di trovare, avere delle soluzioni diverse, soprattutto anche per la gestione delle partite. E quindi credo che questo sia molto importante, visto che il 3-5-2 è un modulo conosciuto ormai da 3 anni con cui la squadra gioca, ha giocato e quindi credo che abbia le caratteristiche anche per giocare con un sistema di gioco diverso. Cosa si porta dietro da questa tournée? Ma che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro, veniamo via con giocatori tutti sani, stasera ero preoccupato per le condizioni del campo, li ho tenuto a riposo Tevez, Conan e Padoin e quindi... ora riprenderemo il 20 a lavorare e ci prepareremo per il campionato. Seba, un gol da Cineteca, tantissime occasioni, l'impressione è che tu questa sera ti sia davvero divertito. Sì, dai, è stata una bella serata, coronata con una buona prestazione, un bel gol, sono contento. Si è cambiato modulo anche, sei passato alla difesa 4, tu all'inizio agivi quasi da secondo rifinitore, comunque tu e Pereira alle spalle di Llorente. Sì, sembra di sì che si è cambiato modulo, mo vediamo, ci lavoriamo su e poi vediamo un po' come iniziamo. L'idea è questa, però c'è ancora da lavorare. Senti, si torna in Italia dopo una tournée che vi ha fatto vedere quanto affetto c'è intorno alla Juventus anche dall'altra parte del mondo. Vi regala una consapevolezza e una responsabilità in più forse? Sì, io questo lo sapevo già. È comunque bello essere così diciamo amati in tutto il mondo, quindi fa solo che piacere.